Da Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 €. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 €. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 €. 20 comode rate da 50 euro. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. La Zampino Viaggi, agenzia viaggi e turismo e tour operator, leader nel settore crocieristico, presenta la sua programmazione crocieristica 2021 e alcune imperdibili partenze nel Mediterraneo occidentale ed orientale. MSC Magnifica con partenza da Bari il 23 agosto 2021 ad euro 990, tutto incluso. MSC Seashore con partenza da Napoli il 30 agosto 2021 ad euro 1049, sempre tutto incluso. Visita il nostro sito www.zampinoviaggi.com o chiamalo 0983 01 8001. I nostri consulenti di crociera saranno a tua completa disposizione. Zampino Viaggi, 20 years of excellent tourism. Il Consiglio regionale della Calabria sui temi del lavoro, i forestali preparano lo sciopero generale, molto delicata la questione per quanto riguarda il futuro lavorativo. Questo e tantissimo altro nel corso della nostra edizione dell'Edicola Digitale che inizia con le prime pagine. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Novax, i 16 a casa senza stipendio. In Calabria i primi provvedimenti nei confronti degli operatori sanitari, pugno duro delle ASP di Reggio e Catanzaro.
Fine settimana open, vaccini anti-Covid anche a chi non è prenotato. Continuiamo, le notizie nel taglio alto sono i titoli sotto testata per l'edizione di Reggio Calabria di oggi. Il problema rifiuti a Reggio, al via i conferimenti in Puglia, emergenza dal centro alla periferia. E poi per la giudiziaria sono stati chiesti 8 anni per l'avvocato Armando Veneto che appare in questa foto. Il processo per un presunto caso di corruzione in atti giudiziari. Tra i 5 imputati, assieme al noto penalista, ex deputato e sindaco di Palmi, pure Domenico Bellocco e il pentito albanese. Gli approfondimenti di questa importante notizia tra poco a pagina 18. L'ultimo dossier di Lega Ambiente conferma la maglia nera, 0 demolizioni nella Calabria degli abusi edilizi. Nella galassia degli abusi edilizi l'ultimo dossier di Lega Ambiente conferma il buco nero della Calabria, migliaia di irregolarità, pochissime demolizioni, un viaggio tra scempi ambientali, inefficienza, burocrazia e situazioni incancrenite. La Calabria non brilla neppure per trasparenza, e questa la situazione. A Villa San Giovanni acqua non potabile a Porticello, divieto revocato per Cannitello di Reggio, valori non conformi sono emersi dalle analisi. Nella norma invece, nell'altro quartiere, il comune ha chiesto alla Sorical di monitorare la clorazione dell'acqua. Bova Marina, ex seminario, l'AISM mai consegnato dal comune, la replica dell'associazione alle accuse del vice sindaco, ente inadempiente, non siamo parte lesa. Nicola ritrova la sua mamma Regina, il bimbo sparito nel Mugello era finito in una scarpata, tratto in salvo da un giornalista Rai. La bella notizia con Nicola che ritrova dunque la sua mamma Regina, si era allontanato da casa, il reporter della vita in diretta l'ha sentito lamentarsi. Protestano a Catanzaro i lavoratori del Corap, incerto il futuro del consorzio, manifestazione alla cittadella regionale. Poi europei, brividi per i tedeschi con l'Ungheria, Inghilterra e Germania agli ottavi, Belgio-Portogallo, altro big match, qui vedete Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta dal dischetto nella super sfida Portogallo-Francia. Terminata 2-2. Il quotidiano del sud verso le elezioni regionali, campagna elettorale che piano piano sta entrando nel vivo. Letta e Conte difendono la scelta e a breve saranno in Calabria. Verso le elezioni dunque nella nostra regione si voterà ad ottobre, la prima settimana di ottobre. Nessuna frenata sulla candidatura dell'Aventura che ieri a Roma ha incontrato i leader della coalizione che la sostiene. La Intrieri, il centro-sinistra, riapra la partita, dice. Il dibattito, i motivi della rottura con Lalo Moro e l'inizio del commissariamento, e poi il bimbo scomparso, la madre è di Scilla, parla lo zio, grande gioia per il ritrovamento. Andiamo avanti, la fotonotizia, qui una discoteca all'aperto, discoteche, il test in Calabria è rimasto solo sulla carta. Ieri nel bollettino regionale delle ore 17, 67 nuovi casi, sabato e domenica, open day vaccini. Vibo, enti in difficoltà, al comune sempre meno personale, altri 30 in pensione entro fine anno. Andiamo direttamente alla notizia che riguarda Reggio Calabria, zona pedonale, battesimo da incubo. File chilometriche per i lavori in corso sulla carreggiata per realizzare dunque Deors. Traffico smistato da Corso Matteotti nella centrale via Giulia e cittadini furibondi. Turismo, bando invece di 2 milioni per il tour operator e agenzia. Ed osservare Lega Ambiente, abusi edilizi in Calabria, tutto tace. La protesta, forestali, i sindacati preparano lo sciopero generale. L'approfondimento di questa notizia tra poco a pagina 10. Proseguiamo perché ci occupiamo subito delle 3 notizie nel taglio alto. I titoli sono sotto testata dell'edizione di Reggio del quotidiano. Le previsioni economiche, Draghi, il Premier rassicura. Non ci sono pericoli, il patto di stabilità non tornerà. Qui in foto appare Draghi. E poi il DDL Zan, il paradosso del Vaticano in campo contro i clericali. Ancora giochi d'azzardo, ogni regione ha norme diverse, alla fine vince la criminalità organizzata. A Tarsia, per il cimitero dei migranti, il sindaco avvia una raccolta fondi. Qui il sindaco Ameruso. Per quanto riguarda le altre notizie, direttamente ad occuparci del giornale di Calabria con i relativi approfondimenti all'interno.
per quanto riguarda il giornale diretto da Giuseppe Soluri. Titolo in rosso: i sindacati ripartiranno dalla Calabria. Il 26 luglio Landini, Sbarra e Bombardieri manifesteranno a Siderno per chiedere al governo maggiore attenzione. Draghi alla Camera: l'economia italiana sta migliorando ma serve ancora una politica espansiva. Intanto vedete qui le tre sigle sindacali con Bombardieri della GUIL, Sbarra della CISL e Landini della CGIL. Saranno a Siderno per chiedere al governo maggiore attenzione il 26 luglio, come dicevamo. La richiesta di CGIL, CISL e GUIL è per la sanità: porre fine alla gestione commissariale. Poi si parla di lavoro: manifestazione dei lavoratori Corap Calabria davanti alla sede della regione. Coronavirus: in Calabria registrati 67 nuovi casi e un decesso, 302 sono i guariti. Poi si parla di aeroporti: i sindacati si dicono preoccupati per il futuro della SACAL. Subito all'interno, prima di analizzare i temi sui quotidiani e soprattutto dare un'occhiata alle ultimissime sul nostro portale. Sanità: porre fine alla gestione commissariale, lo chiedono i sindacati, secondo cui è necessario cambiare passo nella gestione del settore. Pitaro sul 118, la regione è in ritardo, lo dice il consigliere regionale, non si hanno segnali di alcun intervento risolutivo. Domani si riunisce il Consiglio regionale della Calabria a Palazzo Campanella, lo dicevamo, saranno quattro i punti all'ordine del giorno, nella seduta si terrà anche il question time, l'appuntamento è all'ora di pranzo, ore 12. Avviso per agenzie, viaggi e tour operator pubblicato sul portale Calabria Europa intende rilanciare il turismo in Calabria. Qui l'assessore regionale al turismo Fausto Orso Marso. I lavoratori del Corap sono scesi in piazza invece, manifestazione ieri a Catanzaro davanti alla cittadella, sono senza stipendio addirittura da 7 mesi. Calabria mete attrattiva per le aziende, per il sottosegretario al sud Nesci, serve l'impegno delle istituzioni e delle comunità. A pagina numero 4, SACAL preoccupa il futuro della società, le federazioni dei trasporti di CGIL, CISL, GUIL e UGL temono per gli scali calabresi, Giulio Demetrio in foto. Le ultime news, infrastrutture, la Lega pensa positivo. Furgiuele, con la proposta di nomina del commissario Mucilli, si accelera sugli interventi. E poi fidanzati aggrediti a Rogliano, 7 gli indagati. Questo per quanto riguarda la giudiziaria fatta luce dai carabinieri sul grave episodio avvenuto lo scorso anno. Era l'ultima notizia che riguardava il giornale di Calabria. Calabria.live per proseguire per quelli che sono gli altri fatti del giorno con le prime pagine. Abusivismo edilizio, ancora maglia nera in Calabria, eseguite poche demolizioni. I dati della seconda edizione del dossier Abbatti l'abuso tracciano un quadro poco rassicurante nella nostra regione. Altro infelice primato per la nostra regione, che è poco virtuosa sia sul fronte edilizio sia sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, solo 15 comuni su 404 hanno risposto al questionario di Lega Ambiente. Parliamo di turismo. Orso Marso, l'assessore regionale, dice la Calabria è al centro dell'agenda del governo. E poi strutture psichiatriche, il coordinamento impone un out al commissario ASP. Nuccio Pizzimenti qui in questa foto, Falco Mattà dichiari emergenza sanitaria per quanto riguarda la vicenda dei rifiuti a Reggio Calabria. Calabria Parlamento oggi con il senatore Ernesto Magorno di Italia Viva, eletto segretario del Copasir. Continuiamo, il 30 giugno i sindacati in piazza per cambio di passo sulla gestione sanità. Invece è di Natino Chirico al Museo delle Poste la commemorazione del francobollo di Natale. Non ci sono altre notizie importanti, lasciamo anche Calabria Live, le ultimissime sul nostro portale www.telemia.it. effettuiamo l'aggiornamento per quanto riguarda soprattutto le ultimissime che arrivano puntuali dal nostro sito, per vedere quali sono naturalmente le notizie sul nostro portale per quanto riguarda queste ultime ore. Attendiamo ancora un attimo, c'è un problemino sul nostro sito che recupereremo tra pochissimo, vediamo se riusciamo ad avere subito i quotidiani calabresi per quanto riguarda questa nuova diretta puntuale sul nostro canale l'85 per quanto riguarda tutta la Calabria, in diretta anche Facebook e streaming per tutto il mondo. Non abbiamo il nostro portale, per cui cediamo per qualche minuto la linea alla nostra regia, ritorneremo in diretta per i fatti più importanti all'interno, soprattutto per analizzare i contenuti dei quotidiani. Ecco, forse
siamo riusciti a ripristinare tutto il nostro sito, anche quelle che sono le ultimissime dal nostro portale, per cui possiamo tranquillamente proseguire la nostra diretta. Parliamo di doppie fatture. ASPI, la posizione dello studio radiologico oggi si decide per il rinnovo a giudizio per quanto riguarda lo studio radiologico di Siderno. E ancora la caolonese Giorgia, erede della dinastia Yang, e ancora uomini oltre l'uniforme, i carabinieri incontrano i ragazzi di Staiti, denuncia marito dopo 30 anni di violenze, arrestato, la cronaca dominare. E poi vedete, coronavirus Calabria, crollano i contagi, appena 17 nuovi casi. Non ci sono altre notizie tranne che sabato 26 di giugno Luigi De Magistris e i candidati incontrano i cittadini della piana di Gioia Tauro. Questa è la notizia di politica per dirvi che la campagna elettorale adesso sta entrando veramente nel vivo, i candidati sono pronti per i loro tour elettorali un po' in tutta la Calabria. Lasciamo il nostro portale www.telemia.it, analizziamo il contenuto all'interno. Oggi si inizia con Gazzetta del Sud la prima parte e andiamo direttamente a pagina 2. L'Italia, Stato laico, Parlamento libero. Il premier Draghi al Senato sul DDL Zan contro l'omotransfobia dopo le richieste di rimodulazione del Vaticano. L'ordinamento contiene tutte le garanzie per rispettare Costituzione e impegni internazionali. Centrosinistra e Movimento 5 Stelle in pressing per accelerare l'iter. Fratelli d'Italia chiede lo stop. I leader di Unione Europea contro Orban, una legge vergognosa, dicono. E poi ancora Letta, il segretario del PD, prova a blindare il governo fino al 2023, è l'anno in cui si tornerà alle urne. Il segretario PD, riforme e gestione delle recovery richiedono stabilità. Elezioni del Presidente della Repubblica 2022, ci penseremo dopo Natale, dice Enrico Letta. Ma la Meloni corteggia il premier ungherese, faccia a faccia a cena a Bruxelles. E ancora Conte e Grillo vedono gli eletti, nodo doppio mandato, incontri separati per il leader designato dei 5 Stelle e per il fondatore. Il presidente della Camera getta acqua sul fuoco, nessuna spaccatura. Qui vedete Giuseppe Conte, non decolla il nuovo movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di altre notizie, parliamo di coronavirus, di pandemia. Draghi, la ripresa vola. Le varianti del virus sono un rischio, bisogna stare veramente molto attenti, la variante Delta arriva anche in Italia e sta seminando la paura. L'intervento alla Camera e al Senato del Premier in vista del Consiglio Europeo, un'impennata di contagi avrebbe, dice il Draghi, inevitabili riflessi sull'economia. Qui Mario Draghi nel suo intervento al Senato. E poi taglio di vaccini Pfizer, Figliuolo rassicura. Regioni preoccupate per la prevista diminuzione negli approvvigionamenti di luglio, solo il 5% in meno rispetto a giugno, e nei frigoriferi una scorta di 3 milioni di dosi. Qui vedete la campagna vaccinale, a luglio giungeranno 14,5 milioni di shot tra Pfizer e Moderna. Forti timori in Europa proprio per la variante Delta e curva epidemica, basso allarme per il momento in Italia. Ieri 951 nuovi casi Covid, tasso di positività allo 0,5%, 30 morti, 344 in rianimazione. Intanto in India si diffonde la Delta Plus. A scuola senza mascherine, obiettivo che non ha data. L'orizzonte è settembre, il governo ci prova, ma gli adolescenti vanno immunizzati. Continuiamo con quelli che sono gli altri fatti del giorno all'interno di Gazzetta del Sud, tra poco attesissime le notizie che riguardano il territorio. Nel frattempo l'attualità, Nicola ritrovato in una scarpata, fortunatamente è salvo. Il piccolo di 21 mesi scomparso nei boschi fiorentini, individuato da Giuseppe Di Tommaso, giornalista della RAI. Il bimbo ha potuto riabbracciare i genitori dopo 30 ore di angoscia, durante le quali ha percorso più di 3 chilometri, è uscito di casa da solo dopo che era stato messo a letto, ma le indagini intanto proseguono. Tutta Scilla si è unita idealmente a mamma Giussi, la donna, ricordiamo, è originaria del paese del Regino. Continuiamo, andiamo ad occuparci subito di calcio, gli europei, la solita finestra dedicata ai campionati europei. Sabato torna in campo la nostra nazionale, ma questa volta per gli ottavi di finale. Serenità Italia, viviamo una favola. Euro 2020, sabato sera Wembley, la sfida degli ottavi di finale contro la temibile Austria.
insigne sempre più leader di un gruppo senza limiti, l'obiettivo è arrivare fino in fondo. L'attaccante napoletano esalta il centrocampo, con tutta quella qualità tutto diventa più facile, in campo senza paura. L'Italia ci crede, ma bisogna battere l'Austria. Chiellini e Florenzi lavorano a parte, non saranno della partita. E ancora la gufata di Foda, prima o poi Mancini dovrà pur perdere. L'avversario, il CT austriaco, contrario alla disputa del match a Londra perché impedisce ai nostri tifosi di seguirci. E ancora, per quanto riguarda il calcio, ci sono le calabresi che si preparano naturalmente in vista di quello che sarà il prossimo campionato e guardano con rinnovata fiducia soprattutto al mercato. Temi calabresi adesso, per occuparci subito di giudiziaria, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Il PM chiede 8 anni per l'ex parlamentare Armando Veneto, subito dentro la news con i relativi contenuti. Il processo davanti al GUP di Catanzaro verte su un presunto caso di corruzione in atti giudiziari. Stessa pena invocata anche per Domenico Bellocco, Giuseppe Consiglio e Rosario Marcellino. Qui vedete Armando Veneto, celebre avvocato e politico di lungo corso. I fatti oggetto del processo risalgono al 2009 e nell'indagine compare anche il giudice Giancarlo Giusti, suicida nel 2015. Adesso ci occupiamo dell'avvertenza Corap, duri i sindacati, nessun passo avanti, protesta intanto alla cittadella regionale di Catanzaro, i dipendenti del consorzio avanzano 6 mensilità e temono per il loro futuro. Una delegazione è stata ricevuta dall'assessore Orso Marzo, che martedì rivedrà di nuovo i segretari delle sigle sindacali per cercare di risolvere la questione. I leader nazionali con Ventura, scalpita la base PD nei territori. Adesso parliamo di politica regionale. Ieri la candidata alle regionali ha incontrato Conte del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Malumori tra i denni crotonesi, ha prevalso la logica centralista. Letta a luglio sarà in Calabria, vediamo come cambiare pagina. Gli ex pentastellati dell'Alternativa CE e Antonio Ingroia sarebbero pronti a sostenere la candidatura di Luigi De Magistris. Qui intanto i calabresi saranno chiamati a rinnovare gli organi regionali nel prossimo autunno e questa è Maria Antonietta Ventura, la candidata del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e dunque del centro-sinistra. E qui Enrico Letta in foto, segretario del PD nazionale. Proseguiamo sempre con la Gazzetta del Sud in questa prima parte per questa nuova diretta di giovedì 24 giugno firmata Telemia. Covid, sospesi i primi 16 operatori sanitari Novax a casa senza stipendio, sono infermieri, ostetriche dell'ASP di Reggio Calabria e un veterinario di Catanzaro, non si sono voluti vaccinare. Nessuno ha comunicato validi motivi per la mancata immunizzazione e dunque sospesi dal posto di lavoro. Sabato e domenica nei centri regionali sarà possibile aderire alla campagna senza prenotazioni. Qui pugno duro da parte di Gianluigi Scaffidi, commissario dell'ASP di Reggio Calabria. Contagi, cresce 2,3% il tasso di positività, tornano a salire infatti i contagi in Calabria, ieri 67 contro i 17 di martedì, con più tamponi. Migliaia di abusi edilizi, zero demolizioni, l'ultimo dossier di Legambiente riapre la ferita in Calabria. In 16 anni eseguite appena 133 ordinanze per l'11,2% di immobili. La performance peggiore spetta a Catanzaro, maglia nera anche in termini di trasparenza. Vedete inerzia e intoppi burocratici, demolizioni con il contagocce in Calabria. E poi il caos bloccato dalla procura di Catanzaro, lo scempio di Caminia sotto gli occhi di tutti, 71 villette poste sotto sequestro e 68 persone indagate. Molte famiglie sono state sgomberate, altre resistono e hanno seguito le vie legali. E intanto 60 anni di irregolarità sulla spiaggia di Vibo Marina, il caso del quartiere Pennello, dove solo lo scorso maggio le ruspe sono entrate in azione. Qui in lungomare ogni anno il mare si riprende il suo spazio. Proseguiamo la diretta, altre notizie, altri fatti importanti, temi regionali Calabria, tra poco la pagina di Reggio. La piccola Rebecca rivive nei menù delle pizzerie d'Europa. Reggio, l'invito dello zio in memoria della bimba. Già numerose le adesioni, la mamma ci ha lasciati soltanto una parte di lei. Qui lungo ricovero l'ospedale Regina Margherita di Torino, portata via a 5 anni da una grave patologia, la sua breve esistenza ha rappresentato un inno alla vita. Minacce e percorse a una coppia a Roliano, smascherato il branco, indagati 7 giovani per aver aggredito 2 fidanzati. La
scorsa notte. Notte di follia dunque nel Cosentino. L'auto dei due fidanzati aggrediti è stata presa a sassate nel centro di Rogliano il 22 agosto di un anno fa. Il raid punitivo causato dalla gelosia del capo della banda, che non gradiva vedere la sua ex in compagnia di un altro. Violenza inaudita, la banda prese a sassate l'auto delle vittime danneggiandola. Proseguiamo a Reggio Calabria, minaccia la ex e il figlio minorenne arrestato. Ancora la cronaca a dominare, paura sul lungomare di Reggio Calabria, decisivo l'intervento della polizia. Già da un po' la donna aveva denunciato atti persecutori ai suoi danni. Azione tempestiva, la polizia nella zona del lungomare di Reggio Calabria. Noi proseguiamo, lo facciamo con la pagina di Reggio, vedete rifiuti al via i conferimenti in Puglia. La situazione rimane veramente critica a Reggio Calabria, primi effetti della trasferenza, vedete, cominciano ad essere eliminate le prime discariche come tra via Sbarre, via Ipponio. Ieri nuovo vertice operativo a Catanzaro tra il consigliere metropolitano Fuda e l'assessore regionale Di Capriolato in cerca di nuovi siti per collocare gli scarti. Da ieri fino al 15 luglio verranno inviate 150 tonnellate al giorno fuori dalla Calabria, dunque rifiuti al via i conferimenti in Puglia. L'esercito ci serve qui e adesso. Primavera democratica insiste a Reggio Calabria. Il governo ci deve aiutare in modo concreto per uscire dall'emergenza. E intanto un'estate regina, horror tra crisi idriche e altre emergenze. Il capogruppo di Fratelli d'Italia stigmatizza una serie di problemi e soprattutto l'incapacità dell'amministrazione a risolverli. Qui il capogruppo Demetrio Marino di Fratelli d'Italia, che non le manda a dire all'amministrazione Falco Matà. L'isola pedonale causa dolorosi effetti collaterali. Ci spostiamo a pagina 22. Il provvedimento adottato per Corso Matteotti debutta facendo impazzire il traffico. E ancora, per quanto riguarda Gazzetta, è il momento di occuparci subito di bilancio 2020, ricco di proficui risultati. La Guardia di Finanza ha celebrato il 247 anniversario di fondazione del Corpo. Un impegno a tutto campo in tempo di Covid, a tutele di famiglie e imprese in difficoltà. Vedete, finanza in festa, 598 i controlli legati soprattutto alla pandemia che proseguiranno. Tre protocolli collegati al territorio per dettagliare l'azione del club da parte del Rotary International Distretto 2002 Calabria. Verso le regionali, Fratelli d'Italia vuole diventare il primo partito in città. Tra i candidati potrebbero esserci il sociologo Marziale e l'avvocato Cusumano. E poi le brevi, Palazzo San Giorgio, conferenza stampa sui beni confiscati. Continuiamo, adesso ci occupiamo di Tirrenica, la pagina è la numero 25. A Villa San Giovanni libera il messaggio di Tre Croci alle giovani generazioni. La lettera aperta della vedova Anna Maria Cassone per l'inaugurazione del presidio intitolato all'insegnante ucciso nel 1990. Deve finire il tempo delle parole vuote, occorre coerenza tra gesti e azione. Vedete, libera il nuovo presidio Giovanni Tre Croci di Villa San Giovanni. A Santa Cristina d'Aspromonte un premio letterario intitolato invece a Italiana. A Villa Acqua, valori non conformi, resta il divieto a Porticello, revocato invece per Cannitello di Reggio. Il comune a Sorical verificare il crollo nei pozzi. La fine della Proloco, tra ricordi e rimpianti, Sant'Offemia da Spromonte. L'associazione organizzava la sagra della patata e il premio Solidarietà Ginestra. Nell'indifferenza dunque generale, ormai da diversi anni a Sant'Offemia da Spromonte è scomparsa la gloriosa associazione turistica Proloco, un vero peccato. Qui un momento della sagra della patata, la manifestazione organizzata proprio dall'associazione. Discriminazione all'Ocre d'Ambiente, ai danni di due lavoratori in servizio a Bagnara Calabra. Lo Sly Cobas, punizione per le sentenze favorevoli nelle cause sul contratto. E poi acquistati dei cassoni stagni per lo stoccaggio dei rifiuti a Bagnara. Andiamo avanti, ci occupiamo delle altre notizie, la pagina numero 26, e diamo un'occhiata a quella che è la notizia che arriva da Taurianova. Vaccino a Taurianova per Benny Carbone, ex Inter e Torino, e soprattutto bandiera della Regina Calcio. Una storia sportiva straordinaria nascosta sotto l'ingombrante mascherina poggiata sul viso, due occhi limpidi come il mare della sua Bagnara. E dunque Benny Carbone si è così vaccinato nella sua Taurianova. Armino porta in aula gli argomenti più caldi. Palmi alla prossima seduta di consiglio comunale, diffida sul bilancio strada della Marinella e discarica. Tra le interpellanze presentate da Ippolito anche le iniziative assunte per la norma sul randagismo. E qui vedete Benny Carbone riceve il vaccino anti-Covid.
Continuiamo domani a Cittanova, dimostrazioni attoriali, laboratori e masterclass con SRC in scena. Gli allievi della scuola si alterneranno sul palco all'Uliveto Principessa. Stasera alle 21.30 sarà proiettato in piazza il docufilm. Andiamo avanti ancora con i temi della Tirrenica, tra poco le notizie della Ionica all'interno di Gazzetta, poi subito il quotidiano per la parte finale della segna stampa di oggi. Sbloccata l'emergenza, riparte il conferimento all'inceneritore di Gioia Tauro. Le rassicurazioni della regione dopo una giornata tra riunioni e sit-in. Il sindaco della città di Gioia, Aldo Alessio, già oggi un aumento, poi si torna alla normalità. E poi definito il rapporto contrattuale con Ecopiana, cominceremo subito a raccogliere la plastica, il cartone e il vetro. A Rosarno, la discarica dismessa in località Zimbario, una bomba ecologica. La collina di 44 ettari era utilizzata da comuni autorizzati e non. Vedete qui Zimbario, la bomba ecologica al centro della piana di Rosarno. Mobilitazione per la sanità, pensionati solidali, Polist nel sostegno delle organizzazioni di categoria di CGIL e CISL e GUIL. È tempo di prendere atto del fallimento del commissariamento. In 10 anni sono stati mancati gli obiettivi di razionalizzare la spesa e salvaguardare i livelli di assistenza. Ci sono altre due notizie nel taglio basso. A San Ferdinando, restyling per il prospetto del municipio. Affidati con trattativa diretta sul MEPA i lavori da 8.500 euro. Lastre di marmo inferriate e la videosorveglianza contro gli atti vandalici. Qui vedete il municipio oggetto dei lavori di restyling. A Cinque Frondi, panchina blu di fronte all'istituto comprensivo. Proseguiamo velocemente con gli ultimi fatti di Gazzetta, non tralasciando nessuna pagina, e andiamo a dare un'occhiata alla pagina numero 28. Giuseppe Toscano firma l'articolo da Melito Portosalvo. Non si rassegnano alla differenziata in civili inchiodati dalle fototrappole. L'impegno del comune per combattere chi insozza il paese. Inflitte già 350 sanzioni anche a chi non ha ritirato i mastelli. Vedete, senza vergogna, due trasgressori colti sul fatto dalle telecamere. E qui la situazione rifiuti a Melito, con tanti rifiuti ingombranti abbandonati. Sempre a Melito Portosalvo, l'infanzia di Tom e i diritti dei bambini. Melito, iniziativa con l'UNICEF, piantine realizzate a scopo benefico utilizzando solo materiali riciclabili. Ripascimento spiagge, priorità da ripensare? E questo è il punto di domanda. Ci spostiamo a Montebello Ionico. Perplessità espresse dai comitati civici di Saline e Riace. Oltre che all'Azzaro, si pensa al tratto che va da Capo d'Armi alla foce del Molaro. I carabinieri a Staiti per parlare ai ragazzi, iniziativa della stazione di Bianco. Un dialogo informale sui temi della legalità e del rispetto per l'ambiente. Troppa spazzatura, cittadini, ribelliamoci a Palizzi, situazione difficile per i rifiuti. Lettera appello dell'ex sindaco Leone Lillo Calenda. Le condizioni igieniche e sanitarie del paese sono ormai al collasso. Vedete Leone Calenda, primo cittadino di Palizzi negli anni 80. Lancia un po' l'allarme. Adesso la Locride, il comprensorio in primo piano con i contenuti dei servizi, ad iniziare da Bova, ex seminario l'AISM, comune inadempiente, noi parte lesa. La Onlus, che si batte per i diritti delle persone con sclerosi multipla, non ci hanno mai consegnato l'immobile, dicono in questa nota. E vedete i sigilli, il sequestro dell'immobile fu ordinato nel maggio del 2011. Locri, i genitori di Nicola dall'ASPE solo promesse. E ancora Siderno, impianto TMB inquinante, ampliamento fuori legge. I circoli di Fratelli d'Italia contro il progetto della Regione Calabria, prioritario garantire la salute dei sidernesi. Qui intanto appare Cosimo Romeo, il battagliero papà del giovane Nicola, che finora ha ricevuto solo promesse da parte dell'ASP. Un laboratorio di arabo per allargare gli orizzonti. Locri, al liceo linguistico Mazzini. Si avvia a conclusione, vi hanno partecipato 22 studenti. Invece a Bovalino, l'acqua, il sindaco dichiara guerra agli allacci abusivi, da sostituire intanto 500 contatori. A Siderno, comune in ritardo sui boni spesa. Proseguiamo, voltiamo pagina, sempre i temi che riguardano la Ionica per quanto riguarda le notizie più importanti della giornata. Chiudiamo con la pagina numero 30, vedete,
per quanto riguarda Lettera da Siderno, presidente La Locride e senza speranza. Qui vedete la foto di Francesco Sgambelluri, docente di scuola media a Siderno. E ancora, Locride Ambiente estranea all'emergenza ambientale. La società respinge le critiche, troppi incivili in giro, ma i sacchetti restano a marcire davanti alle porte. Vedete fotografie che sono state scattate ieri. È eloquente la situazione di grande difficoltà che vive la città di Siderno. Ricche collezioni di immondizia da Via Duomo, da Via Drone, al Corso Garibaldi e in via Torrente Garino. Sono foto che si commentano da sole, situazione veramente difficile, già nel pieno dell'estate. Due immigrati positivi su 89 arrivati, Roccella e l'esito dei tamponi. Sono stati subito avviati alle navi quarantena davanti alle coste siciliane. Vedete qui il barcone, l'arrivo dei migranti al porto delle Grazie qualche mattina fa. Proseguono dunque ancora gli sbarchi della Speranza. Gioiosa Ionica, una meritata pioggia di medaglie sui fantastici girasoli della Locride. 3 ori e 3 argenti per gli atleti dell'associazione. Qui foto di gruppo. E ancora a Gioiosa, immigrati in Calabria, il punto sull'accoglienza. Gioiosa Ionica domani in sala polivalente. Qui vedete Silvio Rossi, il direttore Rossi, responsabile del polo sanitario gioiosano. Abbiamo completato per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Le previsioni meteo dicono ancora bel tempo oggi nella nostra regione, con temperature sopra i 40 gradi, dunque sarà un'altra giornata caldissima per quanto riguarda questa ondata di caldo africano che durerà almeno fino al weekend, dicono gli esperti, per cui prepariamoci ad un'altra giornata di grande caldo anche per questo giovedì 24 di giugno. Seconda parte con i fatti del quotidiano del Sud, subito all'interno per quanto riguarda le notizie che riguardano l'emergenza coronavirus, e facciamo ancora una volta il punto e parleremo anche di variante Delta tra qualche istante. Intanto la ministra Gelmini, vediamo la luce alla fine del tunnel, dice. Vedete la situazione qui, intanto la minaccia della variante Delta comincia a pesare anche nel nostro paese. Non è un liberi tutti, ha detto il presidente del Consiglio Draghi, che comunque fiducioso per il futuro, ma ha detto bisogna stare ancora attenti, non siamo fuori dalla pandemia. E a proposito di approfondimento di focus, la variante Delta causerà in Unione Europea il 90% dei casi. Questa sicuramente è una notizia che fa molto riflettere. Il premier Draghi non è un libera tutti, vedete, lo ribadisce. E ancora questa impennata di contagi con la variante Delta. E poi SOS delle regioni per taglio Pfizer, Figliuolo rassicura. Il caso per giugno sono arrivati 15,3 milioni di shot. Diversi governatori lanciano l'allarme penuria farmaco. Proseguiamo, altri fatti della giornata. Scuola adesso, in vista di quello che sarà il prossimo anno scolastico di settembre, in classe senza mascherine si sta parlando, e l'obiettivo al quale punta il governo sulla base dei numeri attuali, però per adesso non se ne parla, anche se si sta approfondendo la tematica. Lo studio variante crescita esponenziale arriva dunque dalla Cheng Biotecnologie Avanzate di Napoli, lo studio approfondito. Noi proseguiamo con il quotidiano del Sud perché ci sono altri fatti importanti all'interno. Riaprendo l'edizione di questo 24 di giugno, ci spostiamo alla politica. Un Draghi ottimista rassicura il Parlamento. Per il Premier l'economia è in forte miglioramento, questa è la buona notizia. Nell'Unione Europea resta il nodo migranti, l'Italia chiede atti concreti. E ancora preoccupa l'inflazione che potrebbe esplodere comunque a breve. Andiamo avanti, migranti, dossier sul tavolo del Consiglio, la questione Ungheria agita l'Unione Europea, la legge sull'educazione sessuale criticata. E qui vedete Mario Draghi. E poi Movimento 5 Stelle Grillo, oggi a Roma Conte tenta l'ultima mediazione. DDL Zan e Draghi, stato laico, Parlamento è libero, ma resta scontro in maggioranza. Gli altri fatti del giorno, altri contenuti, prima dei temi tutti calabresi, pagina 5. Lutto, morta a 84 anni Diana De Feo, giornalista e senatrice con Berlusconi, era la moglie di Emilio Fede.
è morta ieri, dunque, Diana De Feo, 84 anni. Dopo 36 ore in una scarpata, il piccolo Nicola è vivo e sta bene. Buona notizia questa, ritrovato il bimbo di 21 mesi sparito da casa tra lunedì e martedì. Qui vedete l'elisoccorso. A Scilla, commozione e gioia in Calabria per lo zio della madre, Giuseppina Paladino, è originaria della cittadina del Regino. Qui l'abbraccio con la mamma. Catania, Orlando accelera su ammortizzatori, il ministro, la riforma sarà pronta entro inizio luglio. Andiamo avanti perché ci andiamo ad occupare di quelli che sono gli altri fatti del giorno, parliamo di politiche, elezioni regionali in Calabria. Letta e Conte non arretrano e difendono la loro scelta. Per la candidata ieri doppio incontro a Roma, i due leader annunciano che saranno a breve in Calabria. Incontro con i deputati calabresi, Ponti a partire, il leader del Partito Democratico, l'avventura non è un fatto simbolico. Intanto vedete Enrico Letta e Giuseppe Conte. No alla SACAL, in mano ai privati, PD e Movimento 5 Stelle, qui l'aeroporto di Lamezia Terme, lo scalo internazionale calabrese. E poi c'è l'intervento che vi consiglio di leggere con l'onorevole Marilina Intreri, componente Assemblea Nazionale, PD, ex parlamentare, oltretutto, eccola in questa foto, c'è tempo per correggere gli errori, dice la Intreri, il centro-sinistra riapra la partita. Agazzo Loiero riprende gli interventi di Leporace e Morrone con inediti retroscena. Vedete qui l'ex governatore calabrese Agazzo Loiero, i motivi della rottura con la Lomoro e l'inizio del commissariamento. Il primo posto del Sole 24 Ore, poi le inchieste e il giro infernale. Partiti, l'alternativa c'è, si schiera con De Magistris, i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. Poi partiti, i popolari di Mauro domani si presentano alle 18 al Teotel. Continuiamo col quotidiano, siamo nella parte finale di questa seconda parte di rassegna stampa, temi calabresi con il bollettino regionale. Per quanto riguarda la questione coronavirus, risalgono i casi in Calabria, sono 67 nuovi positivi, un morto a Cosenza in queste ultime ore, risale al 27 maggio comunque l'ultimo decesso nel Cosentino, sabato e domenica open day, vaccini, lo dicevamo prima, sarà un weekend all'insegna dell'open day. Il test per le discoteche è rimasto soltanto sulla carta, l'esperimento annunciato e mai fatto, vedete qui Spirlì all'incontro del 1 giugno. E ancora l'ASPE sospende veterinario Novax senza stipendio fino a dicembre, lo specialista non ha adempiuto agli obblighi di legge e non si era vaccinato. Pagine regionali Calabria, il dossier abusi edilizi in Calabria, tutto tace, in 6 anni sono state eseguite 133 demolizioni su circa 1200 ordinanze. Il rapporto di Legambiente punta il dito sui comuni, solo 15 su 404 hanno risposto. Qui vedete la demolizione di un manufatto abusivo. Parliamo di trasporti perché parliamo di alta velocità, la regione incontra RFI e pone osservazione al progetto. E dall'assessore Catalfamo, la Calabria produrrà elaborati con possibili alternative. Parliamo di sanità, qui invece appare il commissario Lacchita, Guido Longo. Longo dia subito risposte. I comparti di CGIL e CISL e UIL sulla mobilitazione del prossimo 30 giugno che si avvicina. Piano assunzioni, indennità Covid, nuovo piano operativo. Tutto fermo. Ancora all'interno, altre notizie sempre con il quotidiano per l'edizione di questo giovedì 24 di giugno, parliamo di Corap, lo anticipavamo nei titoli di apertura, qui l'approfondimento di Giampaolo Lanzelotti, servono interventi per i lavoratori, nuova mobilitazione alla cittadella regionale, al centro anche il caso stipendi, i sindacati chiedono di vedere i bilanci, situazione debitoria ormai fuori controllo. La protesta, i sindacati preparano lo sciopero generale invece della forestazione, come concordato nell'incontro con l'assessore alla forestazione Gallo, nel contesto della mobilitazione in Italia a sostegno del comparto idraulico forestale davanti alla cittadella della regione Calabria, con centinaia di lavoratori forestali abbiamo avuto insieme una delegazione e dunque si è deciso per un sciopero generale. Servono infatti risorse e investimenti nel settore, il futuro è veramente a rischio per i forestali calabresi. Aeroporti, lavoro, incontro tra la SACAL e i sindacati, procedere alle assunzioni degli stagionali, chiesto lo stop alla GIGA, la cassa integrazione, visto l'aumento dell'operatività. E poi la visita a Caso Battisti, ispezione di Enza Bruno Bossio nel carcere di Rossano il prossimo 25 giugno, il detenuto in sciopero della fame da 2 giugno scorso, vedete Cesare Battisti.
Continuiamo ancora notizie, questa volta con la pagina numero 11, andiamo direttamente a Vibo, al comune sempre meno personale. Attualmente in servizio 119 lavoratori, quando ne servirebbero 272. Entro fine anno altri 30 in pensione, l'ente in dissesto non può fare concorsi. Vedete Palazzo Luigi Rezza, sede del comune di Vibo Valentia. Invece a Catanzaro, bando da 2 milioni per i tour operator e agenzia di viaggio, investimenti sul turismo. La regione affida la gestione a Fincalabra. Catanzaro, l'impegno della regione per riconoscere il valore delle aree svantaggiate, precisazione dell'assessore Gallo sui vincoli in zona montana. Reggio, nuovo volo di Blue Air per Torino, la rotta sarà effettuata 2 volte a settimana, la soddisfazione di Sacal, il volo partirà dal Tito Minniti. Giriamo pagina, sempre all'interno, adesso a Castrovillari, prima della pagina di Reggio, potemi del territorio. Castrovillari, Sisci, i periti vogliono vederci chiaro. Disposto un altro accertamento sul matricida il prossimo 28 di luglio. Prende corpo intanto l'ipotesi di una patologia psichiatrica alla base del gesto. A Catanzaro il CSM trasferisce il giudice Valea, invece a Tarsia cimitero migranti, altra incompiuta, e questo è il punto di domanda. Lavori fermi da oltre un anno, la Regione Calabria non ha sbloccato i finanziamenti. Intanto il sindaco avvia una raccolta fondi, lo completeremo anche da soli. Vedete nella foto corbelli sul cantiere del cimitero insieme a una ricercatrice della Sapienza, e nella seconda foto qui invece con tanto di fascia tricolore il sindaco Ameruso di Tarsia. Andiamo a Palmi per la giudiziaria, notizia che oggi domine fa eco in tutte le testate. Chiesti 8 anni per l'avvocato Armando Veneto, l'avvocato risponde di concorso esterno. A Reggio aggredisce l'ex arrestato, la donna era col figlio sul lungomare. Continuiamo perché ci occupiamo della pagina di Reggio, battesimo da incubo per la zona pedonale. Traffico impazzito ieri a Reggio Calabria, i cittadini furibondi ieri nella centrale via Giulia, vedete come si presentava. E poi ad Arangea, ennesima carenza idrica nel condominio Gagliardi, beni confiscati invece per un'altra breve conferenza della maggioranza. Per quanto riguarda la pagina di Reggio e la nuova terra dei fuochi, vedete l'emergenza continua a Reggio Calabria, la città inondata di rifiuti, dall'aria dei mercati generali con i liquami fognari al centro storico. Anche Primavera Democratica vuole l'esercito a Reggio Calabria, vedete le foto, situazione difficilissima, Reggio non merita tutto ciò. Piazze invase, marciapiedi occupati, montagne di immondizia. E qui l'inciviltà che fa anche la sua parte, file di rifiuti costeggiano il mare e dalle cassette di legno ai fusti d'olio, e questa è la situazione dei rifiuti a Reggio. Intanto piano spiaggia, così avverrà il recupero sistemico di tutto il nostro litorale, si completa il ciclo degli incontri partecipativi. E poi ancora picconate da Fratelli d'Italia, rifiuti, ratti, blatte e siccità, questa è la vera estate regina di Falco Matà, non mancano dunque le critiche e le prese di posizioni nei confronti del sindaco della città. Adesso ci occupiamo di questa notizia per quanto riguarda questo bilancio 2020 della Guardia di Finanza, 811 indagini e 598 controlli che proseguiranno in tutta la provincia anche nei prossimi giorni, cerimonia per il 247 anniversario della fondazione del corpo, un impegno a 360 gradi dalle frodi fiscali all'attività anti-ndrangheta alle truffe Covid, questo il lavoro portato avanti dalla Guardia di Finanza. E adesso ci occupiamo di territori, ad iniziare dalla provincia, poi subito Locride, andiamo a Villa, intitolato il complesso sportivo. La struttura di Lazzaro dedicata all'ex sindaco Bruno Attinà, medico attento e sensibile, un politico illuminato e impegnato nel sociale. Eccolo, Bruno Attinà, ex sindaco, con tanto di fascia tricolore. A Villa ancora il Consiglio torna a riunirsi sulle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, in aula anche l'istituzione del garante disabilità. Acqua non conforme invece a Porticello di Villa San Giovanni, e chiudiamo con Bova, riapre il museo e il parco archeologico dopo la lunga pausa Covid, il pubblico può visitare il sito ogni martedì e giovedì, sorto intorno ai resti di una sinagoga.
continuiamo perché ci andiamo ad occupare della notizia che riguarda la Locride. A Siderno la visita di Salvini spacca la città. Ascioti, sinistra senza vergogna. L'ex assessore critica la posizione di Fragomeni del Partito Democratico. Vedete qui Matteo Salvini nel corso della recente visita a Siderno avvenuta lunedì nel tardo pomeriggio. E qui Giuseppe Ascioti, già assessore a Siderno. Monasterace, caretta caretta, depone uova davanti alla Guardia Costiera. Qui una caretta caretta in spiaggia. E ancora Bovalino, il premio La Cava a Di Pietro Antonio per il Borgo Sud, cerimonia il 4 agosto. Donatella Di Pietro Antonio allo storico Bevilacqua, riconoscimento speciale, la mela grana. Statale 106, ponte Pantano Grande, via l'adeguamento sismico Bruzzano Brancaleone, a Stilo, valata dello Stilaro, cattolica, la strada dell'inciviltà. Deiezioni canine lungo il percorso, turisti colpite, qui la bellissima cattolica di Stilo. Proseguiamo, vediamo se ci sono altre notizie che riguardano la Locride prima di occuparci naturalmente di Piana. No, una sola pagina e chiudiamo con la Piana. Spazzatura, arriva il conto. A Gioia Tauro, lato della Metro City di Reggio Calabria, batte cassa. Dei 96 comuni totali, solo 38 sono in regola con i versamenti. E poi a fianco Polistena. Il calabrese De Domenico, confermato direttore generale del tema azzurro, impegno europeo per lui. E poi a Gioia, rifiuti, ancora un sit-in, ma da oggi aumenta il conferimento, bloccati i cancelli del termovalorizzatore. Vedete qui il termovalorizzatore di Gioia Tauro. Per quanto riguarda invece Palmi, il circolo Armino, le interpellanze per il prossimo consiglio comunale, Ippolito e i suoi chiedono risposta su questione rendiconto 2020, Marinella, randagismo e discarica la zingara. Vedete Pino Ippolito del gruppo Armino. A 5 Frondi, l'opposizione sparita dai radar, assente ormai da un mese, qui il gruppo di minoranza 5 Frondi, dunque per quanto riguarda le assenze soprattutto nei consigli comunali. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, lo abbiamo detto prima, la nazionale di calcio, questo per quanto riguarda la finestra per gli europei, si prepara alla sfida di dopodomani, sabato ore 21 a Wembley con l'Austria, o quarti di finale nel mirino della formazione del commissario tecnico Roberto Mancini. La preparazione prosegue, non ci saranno Chiellini e Florenzi, e Mancini medita qualche cambiamento in avanti, vedremo. Intanto il quadro è quasi completato per quanto riguarda gli ottavi di finale, per quanto riguarda i campionati europei. Ci fermiamo qui, rassegna stampa che ritorna domani 13.30, vi aspettiamo per il nostro TG News con i fatti più importanti della giornata che coinvolgono tutta la nostra redazione giornalistica e la nostra emittente. Vi ricorda anche le prime serate da non perdere sul nostro canale. Grazie per averci seguiti anche oggi. A tutti voi una serena e felice giornata d'estate. Arrivederci. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Thank you.
Anch'io uso Unica di Medical Poltrone. Eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione, donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica, l'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure Robotica, potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o Robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79. Approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante, e per sgonfiare le gambe. E Robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia e senza smontare i braccioli, perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.